Trovati ancora una volta qui su Valdinievole News, terzo appuntamento con i nostri vini. Emanuele, oggi. Ciao! Ma oggi che si fa a dire a Fulvio? Facciamoli parlare un po'. Direttamente? Dai, via, così, Cosa? Cosa? Chianti, dai, Chianti, così al Chianti. volo. Vai. Fulvio, ciao. Ciao, buonasera. Senti, Parliamo, dimmi. Chianti? Chianti? Parliamo dei Chianti. Chianti è sottozone, mi hai detto. Sì, sottozone quelle che ci interessano a noi, quelle qui vicino, come la sottozona Montalbano. Vai. Ok? Perché Chianti è una denominazione immensa, è stata per molti anni la più grande di tutta l'Italia e copre buona parte del territorio toscano dove si fa il vino. Parte da Pistoia, dal nord di Pistoia, arriva fino a 80 km a sud di Siena, quindi una zona Accidenti. immensa, certo. Quindi anche a Pistoia e anche in Valdinievole si può fare il Chianti. Sicuramente avrà una caratteristica diversa come vino rispetto a quello che si fa a Siena, che si fa a Pisa, che si fa a Arezzo e così via. Senti, ti faccio subito una domanda. Dimmi. Chianti, cosa significa come caratteristica di vino? Significa prima di tutto un vino rosso base sangiovese, dove a Base. seconda delle sfumature che può avere il disciplinare si va da un 75 al 90% di sangiovese obbligatoriamente. Il resto sono vini che una volta erano i vini tradizionali delle nostre zone, quindi sempre vini rossi come Canaiolo, Ciliegiolo, Colorino, eccetera, ma si potevano aggiungere addirittura anche vini bianchi, perché a quei tempi si metteva tutto nello stesso vino, no? Ah. La Malvasia bianca, un po' di Trebbiano si trovavano. E adesso nei nuovi disciplinari questo non succede più. E in più nei nuovi disciplinari è stata introdotta la possibilità di aggiungere vini che hanno fama internazionale, diciamo così, quindi il famoso Merlot, per esempio, o Ah, ha Cabernet. fama internazionale? Sì, questi sono Lo vini. sapevi te, Emanuele? Ma no, Come sarò me, onesto, no. eh? E noi lo impariamo. Vai. Vabbè, diciamo che a prescindere dal nome, gli dà un pochino di morbidezza in più a questi vini. Quindi sono vini importanti che hanno una durata medio-lunga, nel senso che si possono bere benissimo anche dopo qualche anno, e che sono comunque a base sangiovese, che è il vitigno principe delle nostre zone, tradizionale della Toscana e che distingue proprio i nostri vini in tutto il mondo. Senti, ci fai vedere qualche bottiglia? So che Abbiamo qualche là è un. esempio di Allora, questo è Chianti, uno. fatti Ok. sempre nelle nostre zone, quindi vicino a Pistoia, 2014, ho questo letto. Qui è scritto 2014, Chianti riserva. Riserva, sì. Riserva, che Riserva significa? significa praticamente che è un vino che può stare per maggior tempo in botte o comunque ad affinare in cantina. Ah. E quindi soltanto in quel caso lì si può fregiare del termine riserva. Normalmente per un Chianti il tempo minimo è un anno in più, cioè se per esempio per il Chianti normale si può stare in botte, faccio per dire un anno, no? Quell'altro, il riserva, ci può stare 2 anni, Ah, ho ok? E capito. fregiarsi del titolo riserva. Riserva. Senti, bevi un'altra bottiglia, sono curioso, me la fai vedere. Questa Orchidea. orchidea, Mi questa è una. incuriosiva il nome, scusatemi. Beh, Orchidea, che sì, anche come il mai? packaging è bello, Anche il no? bello. Vedi? Sì, Non sì, è sì, sì. male, eh? Noi specifichiamo, facciamo vedere a volte alcune bottiglie, ma non è pubblicità, è per renderci conto di cosa stiamo parlando. No, no, questo è un vino che va al di fuori dei disciplinari del Chianti, anche se è fatto nella stessa zona. Un po' lo stesso discorso che avevamo fatto l'altra volta per i rosati e così via. Sì. Quindi non segue il disciplinare Chianti, e può essere fatto quindi anche con altri vitigni, ci può essere percentuali alte di Merlot, di Cabernet, di Syrah e così via, sempre vitigni a bacca rossa, e vengono fuori dei vini che sono vini di una certa importanza, un po' dalla filosofia dei famosi Super Tuscans, che poi praticamente vengono venduti anche a cifre superiori a quelle di un Chianti, nonostante che non siano vini DOC. Accidenti, quindi vanno bevuti con moderazione anche per il Certamente, prezzo. certamente. Buoni con la Sono ciccia. buoni con la ciccia, Ecco, ti stiamo sicuramente. chiedendo appunto come li dobbiamo bere. Allora, il Chianti va bevuto con la bistecca. Oh, avete capito? Con la bistecca ci vuole. Capito, Emanuele? Oh, che Dio, ho Non ci mettete capito. né un Bordeaux, né un Amarone, né un. Ci va bevuto un vino con il Sangiovese con la bistecca, c'è poco da fare perché la bistecca, ti do Vai. una chicca tecnica, però usala come vuoi. La bistecca ha bisogno di un vino con un'alta tannicità, Che significa? è la ruvidità che ti dà il Sangiovese in bocca, per quello che ci vuole il Sangiovese. Il Sangiovese ha un'alta tannicità e quindi dà una ruvidità, pulisce la bocca, la
la pulisce. La pulisce certamente di tutti i succhi che si formano masticando tanto la bistecca. Quindi la bistecca ha bisogno del Sangiovese, del Chianti. Allora che dire? Puliamoci la bocca con il Chianti. Con il Chianti, certamente. Va bene? Certamente. Allora, noi ci vediamo la prossima settimana. Grazie ragazzi. Prego. Grazie a te. Grazie per seguirci con un altro vino la prossima settimana. Val di Nievole News, canale social Twitter, Facebook e YouTube. Bye bye.